Assessore, la biblioteca comunale è stata trasferita, adesso sarà fruibile ai cittadini. Esattamente, abbiamo chiuso al pubblico la biblioteca durante il mese di gennaio proprio per iniziare iniziare la documentazione appunto del patrimonio librario e procedere al trasferimento, al trasloco degli uffici di Palazzo Stella appunto a questo magnifico centro culturale sito in Piazza Dante. Nel frattempo ovviamente c'è stata una grossa emergenza tuttora in corso legata appunto al coronavirus e proprio nella giornata di oggi abbiamo proceduto alla riapertura al pubblico della biblioteca comunale. Nuovi spazi, nuovi luoghi per i ragazzi e non solo della nostra città. Pensiamo che sia un servizio molto utile per tutta la nostra cittadinanza, soprattutto in vista dell'imminente sessione estiva, sia universitaria che non. Infatti sono tantissime le richieste da parte dei ragazzi per fruire appunto di questa magnifica aula studio che mancava da tantissimo nella nostra città. Già oggi infatti abbiamo ricevuto tantissime prenotazioni, poiché appunto l'apertura della biblioteca avverrà nel pieno rispetto di quelle che sono le linee guida, per cui per il momento abbiamo ridotto la capacità, ci sono circa 20 postazioni e per effettuare l'ingresso è necessaria una prenotazione telefonica. Ecco, tutto il patrimonio librario è stato trasferito oppure ancora ci saranno altri step? Tutto il patrimonio librario si trova già qui in Piazza Dante, al centro culturale. Al momento gli uffici che si sono trasferiti sono l'ufficio biblioteca e l'ufficio segreteria universitaria. Nei prossimi giorni, nelle prossime settimane si completerà con i restanti uffici, quindi l'ufficio pubblica istruzione e l'ufficio cultura, in modo tale da poter garantire la funzionalità di questa struttura al 100%. Quindi questo nuovo centro culturale San Domenico, diventa adesso cucina di cultura in città. Assolutamente, si inizia con appunto questo servizio importantissimo per i nostri concittadini e si parte dalla biblioteca. Successivamente, compatibilmente con tutti quelli che saranno gli sviluppi legati all'emergenza coronavirus, sicuramente questo diventerà il centro nevralgico culturale della nostra città.